Una conferenza stampa online sulla programmazione turistica per tracciare altri obiettivi e parlare di quelli già raggiunti, quella organizzata dal sindaco Pierluigi Biondi e dall'assessore al turismo Fabrizia Aquilio. Il sindaco ha annunciato intanto che L'Aquila parteciperà alla Biennale delle Città del Mondo in un momento in cui i dati sul crollo del fatturato del turismo sono purtroppo drammatici, ma intanto il brand L'Aquila è più conosciuto anche grazie allo spot che ha girato molto a livello nazionale. Il sito del turismo è completato, ci saranno altre sezioni, uno spazio sarà dedicato alla gastronomia e ai sapori. Ci sono però altre cose in animo di realizzare, innanzitutto un nuovo info point a Fonte Cerreto sul Gran Sasso. Per la segnaletica turistica è tutto pronto, 50 segnali di natura turistica che verranno montati anche nelle frazioni, saranno fatti diversi welcome point. Verranno segnalati anche percorsi nel verde e in questo caso anche avremo poi dei totem che daranno poi tutte quelle che sono le indicazioni, anche quelle chiaramente parliamo sia di percorsi cittadini che percorsi che sono nella frazione. Poi, sempre per quanto riguarda la segnaletica, verranno fatte poi dei welcome point con le indicazioni della mappa della città, di quelle che sono tutte le indicazioni più importanti. Per esempio, ecco, anche i punti in cui si potrà prendere la navetta elettrica gratuita, proprio perché anche quello facilita, se non altro, la fruizione poi del centro storico da parte del turista. Altra cosa importante, il museo interattivo della perdonanza che sarà messo in campo e si cercherà di agevolare chi dovesse scegliere la città per produzioni o spot, grazie attenzione anche alla disabilità. Ci sono stati già incontri con associazioni per sostenere le famiglie che volessero scegliere L'Aquila per vacanze o fine settimana. Insomma, anche nell'informazione turistica e servizi si farà attenzione alle categorie più svantaggiate. Già da adesso si sta pensando al Natale e ai mercatini, pandemia permettendo. Sui siti archeologici ha ribadito L'Aquilio, la gestione è complessa, ma solleciterò un coordinamento per dare la possibilità ai turisti di poterli visitare. L'Aquilio sta rimettendo in campo anche rapporti internazionali.